Chiamo l'oggetto numero 31, attuazione dell'impegno alla Giunta regionale in merito al riconoscimento della fioritura di Castelluccio di Norcia quale evento naturale di interesse della Regione. Quali iniziative intraprese dalla Giunta al fine di garantirne adeguati servizi, sicurezza, immagine, animazione e sviluppo? Prego, consigliere Bianconi. Grazie Vicepresidente. Sì, ormai l'evento naturalistico di primavera più importante d'Italia e più mediatico d'Italia è alle porte. Mancano poche settimane. A tal riguardo, questa interrogazione vuole stimolare la Giunta e la Regione tutta a farsi un po' da portavoce, da traino, per cercare di risolvere quei problemi che da sempre, quindi non è da quest'anno, nemmeno dall'anno scorso, ma da sempre caratterizzano questo importante momento di creazione di economia per tutta la Regione, ma anche di esperienze e di immagine per la Regione stessa. Quindi a tal riguardo interrogavo la Giunta per cercare di comprendere se si era attivata per le parti di sua competenza e se aveva iniziato a stimolare magari anche gli altri attori che fanno parte di questa importante gestione di un evento naturalistico, ricordo, che è diventato una delle immagini più viste dell'Umbria nel mondo. Un evento che avrà una ricaduta mediatica, come sempre è stato, positiva quando si parla di fiori e di natura e potrebbe essere negativa quando si parla di disservizio, traffico, mancanza di tutta una serie di accorgimenti. Ecco, come tengo a sottolineare, il problema nella gestione di questa, in questo contesto particolare che è il Parco Nazionale, che è l'Altipiano di Castelluccio, ha diversi aspetti che lo caratterizzano. Ci sono gli aspetti che riguardano la sicurezza, la comunicazione, l'esperienza dei visitatori. Ormai siamo quasi sottodata, quindi io credo che siamo di nuovo un po' in emergenza. In questo momento di emergenza bisognerebbe focalizzarsi sulle cose più importanti che potrebbero dare un segno diverso rispetto a quello vissuto negli ultimi anni, che sono per esempio la predisposizione di un'ambulanza dedicata per il weekend attrezzata con medico specialista rianimatore a bordo, un supporto al soccorso alpino che già svolge un grande ruolo in questi luoghi ma potrebbe essere potenziato, come la presenza nel fine settimana di una squadra di vigili del fuoco, come aree definite con servizi igienici adeguati, o anche quello del potenziare la possibilità di accedere in questi luoghi con mezzi alternativi o anche pubblici. Serve, e questo è un tema grande, anche un coordinamento con la Regione Marche, perché ci sono una serie di strade fondamentali per accedere e lasciare questo luogo che oggi sono oggetto di lavori con moltissimi semafori. Uno di questi riguarda anche il nostro territorio, la Valnerina, e mi auguro che si possano trovare delle soluzioni possibili per far sì che questi semafori, che potrebbero generare file per decine di chilometri in punti pericolosi delle strade, possano essere gestiti nel miglior modo possibile. Quindi gli operatori del turismo sono molto preoccupati perché non sanno che tipo di risposte dare alle richieste di prenotazioni. A volte si è ventilata l'ipotesi di una chiusura degli accessi all'altipiano di Castelluccio. Questa potrebbe creare più problemi che soluzioni, perché se le persone non fossero ben informate ci sarebbe un traffico di rimbalzo che intaserebbe tutto, ci sarebbero degli accessi selvaggi cercando soluzioni alternative, quindi si provocherebbe anche un danno d'immagine infinito. Immagino persone arrivate con pullman partite 8 ore prima che si vedrebbero a pochi chilometri rimbalzare indietro. Si può ancora, a mio avviso, fare qualcosa, si può far convivere la necessità del rispetto ambientale, della buona esperienza che si potrebbe vivere in questi luoghi e della ricaduta economica di cui un'economia
come quella regionale tutta, ma nello specifico anche quella del cratere, che ha vissuto il doppio trauma del Covid e del terremoto, non si può di certo privare. Quindi a tal riguardo quello che credo sarà bisogno costruire, e mi auguro che questa giunta, la Regione, si possa fare capofila, è una governance forte, competente, autoritaria, che metta insieme i tanti attori che operano in questo territorio. C'è il parco, c'è il comune, c'è la Regione, ci sono le province limitrofe, e questo ha mandato sempre in tilt una gestione efficace. Ecco, qualcuno deve farsi da capofila, e quindi mi auguro che la Regione possa fare questo. A tal riguardo quindi interrogo la Giunta per sapere se e quali iniziative ha intrapreso per l'attuazione della delibera 63 dell'8 settembre 2020, chiarendo altresì se e quali attività starebbe realizzando al fine di scongiurare il ripetersi dei disagi e i rischi per i visitatori del piano di Castelluccio di Norcia in occasione della prossima fioritura, senza allo stesso tempo che queste iniziative possano procurare grave danno alla già molto provata economia di tutto il comune di Norcia, della Valnerina e dell'Umbria intera. Grazie. Assessora Gabi, ti prego. Grazie Presidente. Come correttamente indicato dal consigliere, l'organizzazione della fioritura deve scongiurare il verificarsi ovviamente di disagi e rischi per i visitatori. Si tratta pertanto di aspetti che afferiscono all'ordine e all'incolumità pubblica, quindi direttamente collegata all'afflusso di numerosi veicoli anche alla piana di Castelluccio di Norcia, che la materia non è di competenza regionale. Come avviene annualmente, il Comune ha richiesto al Prefetto di convocare la consueta riunione alla presenza ovviamente delle forze dell'ordine, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, della provincia di Perugia, proprietaria ovviamente delle strade interessate, della Comunanza Agraria di Castelluccio, per definire le modalità di afflusso dei visitatori. La Regione è stata invitata solo negli ultimi anni al tavolo dal 2017 in relazione poi all'eventuale necessità di rendere esecutiva poi la proposta di indirizzo temporaneo per sosta di veicoli di aree gravate da diritto di uso civico. Quindi la procedura è stata definita positivamente anche nel rispetto poi delle normative e delle novità introdotte dalla legge 20 del 2017 in materia anche di domini collettivi. Quindi c'è anche la richiesta di mutamento temporaneo di destinazione d'uso che deve essere avanzata dalla Comunanza Agraria, previa deliberazione dell'Assemblea degli Utenti. La richiesta deve dimostrare l'utilità economica dell'evento per la stessa Comunanza, la valorizzazione paesaggistica, turistica e le ricadute ovviamente sociali sul territorio, la fattibilità sotto il profilo paesaggistico e ambientale della diversa utilizzazione delle aree per fini diversi da quelli agrosilvopastorali e le garanzie per evitare eventuali danni ai terreni interessati, e la stessa delibera deve dare atto della necessità di espletare una procedura di evidenza pubblica nel caso in cui la gestione delle aree di sosta sia affidata a soggetto terzo rispetto alla Comunanza. Deve essere acquisito il parere favorevole dell'ente parco sulla base della valutazione di incidenza ambientale presso le comunanze, e la delibera dell'assemblea della comunanza e la valutazione di incidenza favorevole sono trasmesse alla Regione, che acquisisce il parere dalla Soprintendenza archeologica del paesaggio dell'Umbria, e parere obbligatorio nel caso di mutamento di destinazione d'uso di beni gravanti da uso civico. Quindi la Regione, se ne ricorrono ovviamente le condizioni di legge, rende esecutiva la delibera all'Assemblea degli Utenti. Ma io vorrei anche ricordare, oltre ovviamente questo aspetto, che l'assessorato al turismo ha manifestato in occasione degli incontri che si sono svolti in modalità in videoconferenza alla presenza dello stesso interrogante, oltre che ai soggetti coinvolti, il Comune di Norcia, l'ente parco, la Comunanza, la propria disponibilità a sostenere questa iniziativa, importante iniziativa per la nostra Regione, per la Valnerina. Ma vorrei anche precisare che ad oggi presso gli uffici regionali non risulta pervenuta alcuna richiesta relativa alla promozione della fioritura. Quindi, ma vorrei altresì sottolineare che la Giunta regionale considera ovviamente questo evento importante, sia, diciamo, è un asset anche da valorizzare
oltre che un veicolo di promozione, quindi per la Valnerina, di ricaduta ovviamente economico e sociale, proprio per l'intero territorio regionale, tanto da attribuirgli un importante spazio all'interno della nuova campagna promozionale che partirà il 16 maggio. Quindi io in conclusione dico che da parte della Regione, come abbiamo già manifestato in precedenza e lo confermo anche questa mattina, c'è la massima disponibilità nel voler sostenere l'evento, ma la regione da sola non lo può fare, perché ovviamente non è sua competenza farsi parte attiva anche di queste iniziative, ma lo può fare in collaborazione con altre istituzioni e altri soggetti che sono comunque coinvolti per realizzare questo evento. Consigliere Bianconi, prego. Io, Assessore, la ringrazio per la risposta e la ringrazio anche per la disponibilità che ha dato da subito negli incontri che abbiamo avuto con tutti gli altri attori in campo nella gestione di questo evento. Il problema però purtroppo che ad oggi si riscontra è che non c'è reazione e di fronte ad una non reazione dobbiamo capire come si può costruire un modello che possa diventare efficiente, perché allo status quo io, proprio per cercare di creare i presupposti, un anno fa ho cominciato a fare dei tavoli aperti di confronto su tutto il territorio, abbiamo tirato fuori delle soluzioni condivise e partecipate, poi quando si è trattato di passare all'azione, io purtroppo non ho titolo, non posso sostituirmi ad altri, le situazioni si sono decisamente impantanate, quindi mi auguro che si possa fare qualcosa. Va costruito, ripeto, una governance nuova. Oggetto numero 33, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Melasecche, interventi urgenti a tutela del turismo sportivo invernale, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Luca. Grazie, Presidente. Contrastare l'abbandono delle nostre aree interne, delle nostre montagne, non può prescindere da un piano di sviluppo economico per il territorio umbro. E questo ha come fattore strategico tutto quello che concerne il turismo culturale e il turismo sportivo. Come si può pensare di vivere in un territorio in cui mancano servizi, in cui mancano prospettive, se poi viene eliminato anche quell'ossigeno che è dato dal costruirsi un lavoro, dal costruirsi un'opportunità. Purtroppo devo segnalare che questo intervento normativo che è arrivato a livello nazionale con il decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, mentre in altre parti del territorio nazionale ha un senso, una cogenza ben differente, nel territorio umbro rischia di diventare un ostacolo insormontabile per tutte le discipline sportive invernali, anche praticate in forma individuale. Infatti il comma 2 dell'articolo 26 di questo decreto prevede che i soggetti che praticano sci alpinismo o sci fuori pista o le attività escursionistiche, quindi parliamo di tutto quello che comporta la fruizione anche in forma, ripeto, individuale degli spazi quando ci sono condizioni nevose, e qui arriva la dicitura, mi permetto di dire, estremamente assurda, in particolare ambienti innevati. Se qualcuno di voi sa dirmi quale può essere la definizione di particolari ambienti innevati, perché confrontandomi anche con esperti del settore non ci siamo riusciti, anche mediante le racchette da neve, quindi vengono identificate anche le ciaspole, laddove per le condizioni nivo-meteorologiche sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione, ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso. E quindi è chiaro che quello che porta un indotto estremamente importante per
tutta una serie di territori, penso a Norcia, penso anche alla stessa Castelluccio, penso a, a tutta la montagna Umbra e non solo, per poter andare a fare una ciaspolata, per poter andare a fare un'escursione, per poter fare una qualsiasi, diciamo, attività in forma, diciamo, anche, ripeto, individuale, non solo, quindi a tutti quei fruitori di servizi, diciamo, che vengono offerti da personale qualificato, da guide escursionistiche, sarà precluso, perché diventerà totalmente insostenibile sotto il profilo economico, e quindi tutto quello che è l'indotto, diciamo, di commerciale, ristoranti, bar che vivono intorno a nei periodi invernali vivono attorno a questo turismo, ne risentirebbero in maniera enorme. Quindi si chiede alla Giunta se intenda adottare delle misure volte a tutelare il settore economico del turismo sportivo invernale nel territorio della Regione Umbria, attraverso lo sviluppo di un protocollo di intervento definito di concerto con gli operatori di settore, le guide alpine, gli enti di promozione sportiva, le associazioni di categoria delle GAE, per una mappatura del rischio valanghivo e dei relativi parametri utili all'individuazione delle aree a rischio e di quelle non a rischio, escluse dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 40/2021, nonché una tabellazione degli itinerari con apposita cartellonistica. Questo per riuscire a rendere, diciamo, minimamente fruibile e non distruggere questo settore economico. Grazie. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2019, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per la pianificazione di protezione civile nell'ambito del rischio valanghe, ha lo scopo di delineare nel primo allegato le procedure operative del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio valanghe. Nel secondo definisce le procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale nell'ambito del rischio valanghe. Tale direttiva riporta inoltre la definizione di aree antropizzate, intese come l'insieme dei contesti territoriali ai quali si riferisce la valutazione della criticità valanghe a scala regionale e nazionale. L'insieme di contesti territoriali in cui ci sia questo rischio viene valutato e viene incatalogato. E poi posso consegnare la nota della Protezione Civile. Una corretta valutazione e previsione degli scenari di rischio valanghe e della loro evoluzione a breve termine deriva da un'analisi a scala sinottica degli scenari di pericolosità. Il bollettino Neve e Valanghe costituisce a riguardo un insostituibile strumento di supporto, in quanto fornisce un quadro sintetico sul grado di innevamento, sulle condizioni di stabilità del manto nevoso, sull'attività valanghiva in atto, sul pericolo valanghe, nonché sull'evoluzione nel tempo di tutti i predetti fattori. È redatto a scala sinottica sulla base di meteo nivozone, e quindi zone geografiche omogenee dal punto di vista climatico e nivologico, eccetera, eccetera. È lungo il tema. Per l'Umbria tale bollettino è consultabile all'indirizzo www.meteomont.gov.it ed è redatto dall'Arma dei Carabinieri Forestali. Nel contesto complessivo rientra la convenzione con la Regione Marche, approvata con delibera di giunta regionale del 30 aprile 2020, collaborazione con la Regione Marche in materia di sicurezza territoriale e protezione civile a rischio idrogeologico e idraulico, inclusa la problematica neve e valanghe. La Regione Marche dal 2011 è membro dell'Associazione Interregionale Neve e Valanghe, AINEVA, e ha disciplinato nella delibera del 2016 le proprie procedure di allertamento, comprese quelle per tale rischio, questa tipologia di rischio. Ad inizio 2018 è stato pubblicato, ancora in fase sperimentale, il WebGIS della carta di localizzazione probabile delle valanghe, in collaborazione
con il servizio urbanistica, paesaggio e informazioni territoriali della Regione Marche. La stesura della medesima carta per il sistema Catria Acuto e l'individuazione di aree valanghive nel comprensorio del Monte San Vicino e tutte le aree confine con la nostra regione. Non c'è dubbio che per un sistema di controllo complesso e articolato occorrono energie, occorrono risorse, occorre personale, per la cartellonistica anche. Stiamo mettendo la cartellonistica, rinnovandola in numerose ciclovie, e quindi l'impegno è quello che è. Al momento il tema Covid ha bloccato in qualche modo l'ulteriore collaborazione con la Regione Marche su questo fronte. Appena la situazione ce lo consentirà, finanziaria ed organizzativa, vediamo se è possibile incrementare questo protocollo. Di certo comprendiamo che non abbiamo le Dolomiti, non c'è un sistema che retribuisca in qualche modo una quantità tale di operatori che ci consenta di avere un sistema qual è quello che, diciamo, nell'arco alpino soddisfa esigenze di migliaia o decine di migliaia di utenti. Tuttavia, tutto quello che è possibile fare vedremo di metterlo in atto compatibilmente con le risorse disponibili. Grazie. Io l'assessore la ringrazio, ma non penso di aver rappresentato qual è il problema. Il problema è che se lei quest'inverno decide di andare a fare una camminata nella piana di Castelluccio, quindi non so se pensa alla triangolazione fra il Monte Vettore, proprio in mezzo alla piana, se lei non porta 500-600 euro, ho fatto una quantificazione a spanne, di materiale addosso che deve essere acquisito, probabilmente può essere soggetto a multa. E questa cosa è successa già in altri territori quando e non c'era ancora la certezza dell'entrata in vigore, perché non si era ben compreso il... Quindi che succede? Succederà che purtroppo in un'assenza di configurazione di quali sono le aree a rischio e di quali sono i particolari ambienti innevati, senza questa definizione il rischio è che chiunque, qualsiasi cittadino, va a Norcia, a Castelluccio di Norcia d'inverno, e dove oggettivamente per un conto è andare sulle pendici del Monte Vettore, un conto sta in mezzo alla piana, no? Ci sono differenti situazioni di rischio, si rischia di essere passibili di multa. Questo comporterà la totale desertificazione in periodo invernale del territorio, perché chi è che va a usufruire di quegli spazi quando deve per forza fare una determinata tipologia di investimento? Non tutti, pochissime persone si doteranno per una semplice ciaspolata di artva, di pale e di altre attrezzature. Quindi è chiaro che non si sta chiedendo di investimenti enormi, ma si chiede semplicemente di mettere in sicurezza e di dire: qui voi potete tranquillamente andare a fare una ciaspolata o andare in mezzo alla neve a Polino, non lo so, proprio parlo di... senza che siate passibili di multe esosissime perché non portate addosso l'artva. Ecco, questo è il... è come se per poter fare una nuotata in piscina si chiedesse di portare la muta da sub e le bombole, ecco, per capirci. Grazie consigliere De Luca. Ultimo question time, interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore Coletto, nuove misure di contrasto alla povertà. Parola al consigliere Fora. Grazie, buongiorno alla Giunta, alla Presidente che ora non c'è, buongiorno all'assessore Coletto. Assessore, il 3 dicembre, sempre in quest'aula, io posi al Consiglio regionale, a lei, un tema ritengo rilevante per tutti noi che abbiamo un ruolo istituzionale, credo anche di non coloritura politica, che riguarda il contrasto alla povertà. La premessa
non credo che sia utile rifarla, perché la conosciamo, conosciamo qual è il contesto attuale, conosciamo quali erano le situazioni prima che purtroppo scoppiasse questa pandemia, che già vedeva la nostra regione soffrire fortemente causa crisi economica e sociale, con un dato che negli ultimi anni è aumentato tantissimo di nuovi poveri che sono in condizioni di povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire non arrivare alla fine del mese con risorse minime volte al mantenimento della propria famiglia. Sappiamo che i due dati maggiori, ve li consegno solo perché ne abbiamo memoria, in Umbria prima dell'emergenza Covid, quindi un anno e mezzo fa, oltre 110.000 persone vivevano con un reddito netto inferiore a 840 euro al mese, vuol dire un ottavo della popolazione residente in Umbria. Penso che sia abbastanza inutile constatare che nei prossimi mesi questo dato esploderà in maniera vertiginosa in funzione del termine del blocco dei licenziamenti, della crisi che aumenterà. Allora, questo è il contesto che avevamo a dicembre, quando io la interrogai relativamente alla richiesta sul come la Regione intendeva prendersi in carico questo problema, e lei mi rispose, cito le testuali parole, che c'era la necessità di un maggior coordinamento con gli enti locali per aver contezza delle necessità dei territori, servono risorse regionali ma anche di livello superiore, giusto, metteremo insieme un osservatorio e ci collegheremo con i comuni per avere una radiografia esatta delle necessità. Ora, sono passati 6 mesi, io già all'epoca le dissi che era importante osservare, ma era anche importante agire immediatamente, perché il tema richiedeva un intervento immediato da parte della Regione. Quello che mi appresto a chiederle è, concretamente, avete osservato l'osservatorio che lei ha annunciato il 3 dicembre, si è costituito, ha lavorato, che tipo di report e di condizioni sono emerse, e se avete osservato dopo 4 mesi se è giunto il momento di provare a immaginare un intervento concreto a favore della povertà. I segnali che questa giunta, rispetto alla programmazione, anche l'ipotesi di programmazione del PNRR e dei fondi strutturali, ad oggi non ci sembrano, ma sicuramente ci saranno, ma soprattutto nel PNRR, segnali che vanno nella direzione di pensare misure specifiche relative alla questione sociale, che immagino pensiate di finanziare legittimamente con i fondi strutturali, e quindi non sono presenti in altri canali, non ci sono, però il tema è la velocità. Qui non possiamo aspettare la programmazione europea nuova per intervenire su situazioni che rilevano un'emergenza assoluta. Quindi io vorrei gentilmente conoscere se avete osservato, se l'osservatorio è stato costituito, cosa ha prodotto e soprattutto come si intende poi intervenire. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, intanto vorrei far osservare che la Regione dell'Umbria è stata l'unica Regione che con coraggio ha preso l'iniziativa, ha messo nella disponibilità delle povertà 3.732.000 euro. Siamo stati l'unica Regione. Dico anche che nel 2019 in Umbria fortunatamente sono arrivati anche 56 milioni di legati al reddito di cittadinanza. Quindi interventi sia dal punto di vista regionale ma anche dal punto di vista nazionale, quindi del governo, ci sono stati. Certo non sono sufficienti, assolutamente no. In mezzo a una pandemia, in mezzo a situazioni di pandemia dal punto di vista sanitario, ma anche direi e soprattutto perché giustamente, come dice lei consigliere Fora, breve si scatenerà la pandemia economica e sarà molto peggio di questa, perché questa la governiamo con i vaccini, quell'altra, quella economica, sarà difficilmente governabile, in particolare in regioni piccole dove l'inerzia economica è molto ma molto ma molto inferiore a quella dell'inerzia che può avere una regione come la Lombardia piuttosto che altre regioni con come dire, popolazione e presenza soprattutto
industriale molto più importante rispetto all'Umbria. Ciò detto, siamo perfettamente coscienti di questa situazione, certo che lo siamo, tant'è che quello che è l'osservatorio cui accennavo non è ancora stato costituito, ma stiamo valutando, anzi stiamo facendo partire quello che è il tavolo della governance unitaria, che è un tavolo formato da assessori regionali e comunali, al sociale e alla sanità, all'istruzione, al lavoro e al terzo settore. Quindi questo è un tavolo che può, come dire, surrogare momentaneamente quello che è un osservatorio, che faremo assolutamente, ma noi abbiamo bisogno di avere indicazioni territoriali di quelle che sono le sofferenze attuali, sfruttando questi tavoli che esistono, che non sono stati mai riuniti, ma che abbiamo intenzione di riunire a breve, anzi a brevissimo. Abbiamo il tavolo della task force regionale, che ha una funzione di coordinamento tra i servizi delle aree di formazione, istruzione, lavoro, sociale e sanitaria, allo scopo di agevolare proprio le zone sociali nell'attivare quella che è la rete territoriale dei servizi. Quindi abbiamo un ulteriore cono dove fotografare la realtà. Ma come se non bastasse, esiste anche l'Osservatorio della Povertà, dove viene coinvolta quella che è la Conferenza Episcopale. Ora, tutti questi enti ci possono suggerire quelle che sono le attuali necessità e, se fosse necessario, anche nella riconversione di quelli che sono i provvedimenti o nel riallineamento di quelli che sono i provvedimenti che abbiamo preso, che sono provvedimenti importanti, che sono stati condivisi. Ad esempio, abbiamo 2.932.000 euro che sono stati destinati alle famiglie senza reddito, il Noi Insieme. Abbiamo il Family Teach con 500.000 euro che sono destinati a quello che è l'acquisto del materiale informatico, al noleggio dello stesso materiale che durante la fase pandemica ha aiutato molto i ragazzi umbri a seguire le lezioni in DED. Sono state destinate anche all'attività sociale per le persone con disabilità ulteriori 300.000 euro. Quindi non è stato fatto niente, non è stato preso sotto gamba. È nostra intenzione implementare ulteriormente, qualora ci fossero le risorse, naturalmente, che non è cosa secondaria. Ci auguriamo che questo governo sia sensibile a questi passaggi, che sono passaggi legati alla pandemia, che sono passaggi legati alla sofferenza e alla povertà sul territorio, che fa fatica a ripartire e che ha necessità di essere, come dire, sostenuto. Per quanto riguarda l'osservatorio, lo faremo partire evidentemente, sicuramente sì. Riteniamo però ad Oras importante far lavorare questi tavoli, quindi la governance unitaria, la task force regionale, in sinergia evidentemente con i suggerimenti che possono arrivare dalla conferenza episcopale. Grazie. Consigliere Fora, prego, per la replica. Ma assessore, io la ringrazio per la risposta, ovviamente ringrazio per la cordialità con la quale lei si è espresso, però guardi, che nel 2019 la Regione Umbria abbia fatto alcune cose, io l'ho citato nelle premesse di questa interrogazione, e erano totalmente insufficienti, ma evidentemente legate alla disponibilità di quel momento dal punto di vista finanziario. Vi informo, se non lo sapete, che a distanza di un anno e mezzo alcuni comuni non hanno ancora utilizzato le risorse che gli sono state assegnate dalla Regione su alcuni interventi. Anche su questo non è una responsabilità diretta vostra, ma vi inviterei a monitorare, perché avete impegnato risorse per esempio sul bonus affitti e alcuni comuni umbri, tra cui ne cito uno tra tutti, Orvieto, ad oggi ancora non ha erogato le risorse che gli sono state assegnate dalla Regione dopo un anno e mezzo. Ma a prescindere da questo, assessore, a dicembre, a fronte del sollevare il problema della povertà, lei mi rispose che si stava costituendo un osservatorio. Oggi, a distanza di 5 mesi, mi dice che l'osservatorio forse non serve, lo faremo, intanto avviamo un tavolo istituzionale. A me non interessa disquisire sulle questioni lessicali, cioè fate quello che volete, chiamatelo come volete,
credo che sia utile coinvolgere il terzo settore, ma questo non lo dico da parte in causa, ma perché forse i bisogni, oltre che i livelli istituzionali, li conoscono bene anche chi quotidianamente ci agisce nel campo dei bisogni. Però la risposta concreta alla fine non è osservatorio, tavolo, riunioni, analisi dei bisogni, è che lei mi dice avremo intenzione di incrementare qualora ci saranno le risorse. Questo è il tema vero. Il tema vero è agire oggi e le risorse, pur nei limiti della disponibilità del bilancio della Regione, vanno trovate. Non ci sono alibi e non ci si può presentare alle famiglie che non arrivano alla fine del mese rispondendogli vi abbiamo sostenuto l'acquisto degli iPad. Intervento nobilissimo, ma con il quale le famiglie povere non ci mangiano. Quindi credo che una responsabilità non ovviamente solo del suo assessorato, ma complessivamente di questa giunta, prendersi in carico uno dei problemi più importanti che lei giustamente ha detto nei prossimi mesi esploderà ancora in maniera più forte e farne uno degli assi della programmazione regionale più rilevanti di questo tempo storico, perché se ci dimentichiamo della povertà noi vivremo in una società sempre più spaccata, sempre più che alimenta l'esclusione degli ultimi, di chi non ci arriva e favorisce invece chi ha la virtù e le potenzialità per farlo. Noi questa società non la vogliamo, io spero e credo che neanche voi la vogliate, al di là delle questioni etniche di favorire qualche residente rispetto ad altri, ma qui in gioco è la sostenibilità sociale della nostra regione, sulla quale io vi chiedo di intervenire fortemente. Non ve lo chiedo solo io, ve lo chiedo i cittadini, ve l'ha chiesto due settimane fa il Cardinale, ve lo chiede tutta la comunità regionale che sta soffrendo tantissimo. Mettete nell'agenda della programmazione politica ed economica di questo tempo, di oggi, il tema delle povertà, concretamente, al di là dei tavoli istituzionali, pur importanti. Grazie.